Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con She Sees Red. Vediamo dove ci siamo, di riprendere da dove ci siamo lasciati. Ovvero, avevamo appena cominciato a intuire qualcosa, ovvero che la nostra detective in realtà potrebbe benissimo essere il nostro serial killer. Non si sa ancora per quale motivo dovrebbe essere lei e perché sta uccidendo persone? Ancora non abbiamo neanche capito il motivo per cui effettivamente, anche se non è lei, ma è qualcun altro, il motivo per cui questo serial killer sta uccidendo le persone. Quindi, direi subito di andare avanti con il videogioco. Vediamo dove ci porterà. Non so quanto manchi effettivamente, perché noi già abbiamo capito che potrebbe essere benissimo lei, perché la bruciatura sul collo. Ci hanno fatto vedere un pezzetto del video in cui lei si mette la parrucca ed era lei, perché poi è entrato il suo scagnozzo, è quello identico praticamente, è la stessa persona della detective. Quindi non lo so, vediamo, vediamo, comunque tutto riporta a lei. Vediamo di continuare il gioco, ma prima di continuare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da non perdervi nessun mio video o diretta che farò. E poi anche di supportarmi con questa serie perché è una bomba, davvero. Anche se durerà poco, comunque io adoro questo genere di film interattivi. Sono bellissimi. Quindi detto questo, continuiamo subito con il gioco. Ok, ci siamo. Direi di continuare perché è l'unica cosa che ci rimane da fare. Ok, questo è il pezzetto che abbiamo visto prima. Cioè, ieri, ovvero. Quattro ore fa. Vedete che è lei? Vedete che è lei? Ok, guardate il suo amico, guardate, chi è? Non è l'amico della detective? Sì, è lui, eh. È bruciata sul collo. Il serial killer gli ha scolato l'olio qui, bollente. Sul collo, è lei, deve essere lei, per forza. He's not gonna fire. He's buying time. Come to the window and find out for yourself. There's a reason he led us to this office. He needs me to open the safe right here. That's when he will attack. And what's inside? Stand by the door. And you'll fall back there. We'll use live bait. La esca viva, infatti. Said you didn't know who he was. I did, and I hoped it were true. He did a good job in Thailand, faking his own death. Ma come? So you believe he killed all these people just for the cash? No, not just for the money. Also because of this. Oddio. È una scottatura. My daughter has a burn across her back. It's all this damn junkie's fault, trust me. I gave the stupid bastard a job. But the fucker got
high on some shitty stuff. Spilled hot oil on my daughter, right on her back in this place right here. Ah. So you figured out long ago it was him? That's right. I just didn't want to be involved with this case in any way. What's this? This is what makes people kill each other. There's more you'll see. Controllare i documenti, che attacchi? Buona, sta buona. Non ho capito ancora che cavolo di motivo c'era. Sister. Make sure you give him my regards. No! Cavolo. Sono rimasta sconvolta. Sono sconvolta. Hard to witness the souls of a family being reunited. Let's drink to them. Avete imparato solo una parte della storia, ma le cose potrebbero andare molto diversamente. Durante il secondo passaggio prendete altre decisioni per cambiare il corso degli eventi e vedere nuove scene. Boh, secondo passaggio, ma che mi fa? Dall'inizio mi riparte? Sì, ma mi riparte dall'inizio, quindi. Ah, cavolo. Ok ragazzi, allora ho ripreso a registrare, ho cambiato qui la scena, invece di controllare la parete ho controllato la tavola, ho scelto di controllare. Ho fatto le stesse identiche scelte. Appartamento di Yana, 3 mesi fa. Oh, c'è un po' di... vabbè. Father called today. Next time around, you'll have to take even more with you. Sounds good. Corriere di droga russo trovato morto in prigione. Ah, ecco. Well, Yana's been in charge of the club. She's been the manager here for several months now. Are you gonna need her phone number? There's no use. She's not answering anyway. Don't worry, we'll ask her about this newspaper clippings when she calls back. Mr. Suhanov, I believe that the time has come for you to contact your lawyer. Hey, boss, where's the gun?
Vediamo un po' perché salto la scena, raga. Voglio... Vediamo se effettivamente cambia qualcosa. Attacco, vediamo un po'. No. Moriamo comunque? Sì. Sì. Toccava attaccarlo 20 anni fa. Lei era la sorella di quello che ha ammazzato, questo qui. Era il fidanzato della figlia di lui e lui l'ha ammazzato. Oddio, che cavolo è questo? È il padre? Oh mio Dio! E quella? Era la madre, non gli dice un cavolo? Cioè, non lo blocca? Oddio. Lei è arrabbiata. It's okay.
Ok, raga, cioè, lo vedete che c'è scritto qui? Shane viste 28, prima era 26, perché comunque ho cambiato invece di controllare la parete, ho controllato il tavolo. E quindi abbiamo visto due Shane in più del fratello della nostra detective, in realtà. Comunque, 28 Shane su 62. Cioè, immaginate quanti finali, quanti Shane ancora ci siamo persi e dobbiamo ancora vedere. Comunque ragazzi, io sono rimasta un po' scioccata. A parte che con due in due video l'abbiamo finito. In realtà lo finivamo anche in un video. Però abbiamo fatto il game over per non averla, cioè, per non aver attaccato. Invece se lo attaccavamo probabilmente non facevamo il game over. Però sì, ci sta comunque da rifarlo. Vedere quali altre scene ci sono da vedere? Perché comunque solo su 28 su 62 ne abbiamo viste, neanche la metà. Quindi sì, insomma, vediamo, vediamo, dai. Sono curiosa, magari me lo giocherò a parte, farò diverse scelte per vedere anche le altre scene. Comunque con noi abbiamo finito abbastanza bene. Cioè, la prima volta no, però è morta proprio morta, soffocata, quindi non credo che è finita bene, ma la seconda volta che ci abbiamo riprovato, almeno abbiamo visto che la sorellina, praticamente quando era piccola, proteggeva il fratello perché veniva picchiato dal padre. Che brutta cosa, comunque. È stato molto violento questo videogioco, quindi ecco, insomma, non sapevo. Voi come la pensate? Però è stato abbastanza violento, quindi non so. Adesso andiamo su qualcosa di tranquillo, voi che dite? Comunque, voi fatemi sapere ovviamente tutto quello che ne pensate qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina e se volete seguirmi anche su altri social, vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!